Ciao a tutti amici, sono Erika e benvenuti in questo nuovo video su Nintendo Spiochetti della versione Bordoncino Nano. Dunque, ci sono un sacco di novità. Dunque, come la prima è questo nuovo cucciolo che ho comprato qualche giorno fa. Poi Blaze è riuscito a vincere quasi tutte le coppe Nintendox. Gli manca naturalmente quella dell'obbedienza, la più difficile per me di tutte le gare, e riesce a fare tutti i comandi che ci sono in Nintendox, dalla fino a Ulula, ed è ipernutrito naturalmente. Avrò tutti i cani in sovrappeso e ipernutriti, vabbè. E vi rinfresco un po' la memoria. Tutti amano questo adorabile maschietto, pieno di allegria e di vivacità. Taiko. Corporatura normale per il momento. E gare. Devi vincere la maestra del disco. No, la pro del disco. La maestra dell'inseguimento e dell'obbedienza. E come comandi sarà fino a starnuti. Taiko è una femminuccia dell'area di Genoa che ama giocare con i suoi amici. Devo ricredermi su questa carattere qui, perché è davvero testarda come cucciola. Non riesco proprio a farle vincere nessuna cavolo di gara. Cioè sì, ma devo farla spesso, devo proprio impegnarmi per farla vincere una cavolo di gara. E vabbè. Poi c'è Ryu, il quarto cucciolo. Sì, è vero, ho chiamato te Ryu. Va bene, ve lo mostro dopo il suo carattere. Ryu è un labrador nero e vi faccio vedere i suoi comandi. Seduto. Seduto. Pav. Pav 2. Terra, sdraiato, gira, e questi sono i suoi comandi. Anche lui, come sapete ormai, quando prendo un cucciolo per la prima volta mi fanno sempre i comandi speciali, e l'ha fatta anche lui. È stato veramente bravo. Ora un attimo che spengo un attimo il computer, vi faccio vedere la sua scheda. Naturalmente sovrappeso. Ryu è un maschietto con la testa tra le nuvole e va matto per tutto quello che lo circonda. E ovviamente i comandi che vi ho detto, adesso devo imparare i comandi del giorno. Sarebbe pancia, due zampe e hop. Adesso lo facciamo. E il risultato è gare, ha vinto soltanto la coppa dilettanti dell'obbedienza. Strano, ma dato che adesso sto lavorando durante il pomeriggio non posso fare molto. Posso giocare spesso soltanto dal venerdì pomeriggio fino a domenica sera, senza esagerare, perché il giorno dopo devo andare all'associazione e anche al lavoro nel pomeriggio. Dunque, e dato che da me venerdì in teoria sarebbe un giorno di festa, ma io vado a lavorare al vivaio, devo comunque andare, ma mi fa piacere andare a lavoro. E quindi venerdì sì, sarebbe un giorno di festa perché ci sono i mercatini di Natale, ma io non posso andare al mattino. Devo comunque svegliarmi presto e andare a lavoro e poi tornare a casa. E sicuramente giocherò a Nintendox e voglio anche continuare Pokémon Ultrasole, perché è troppo carino come gioco. Poi voglio Lycanroc forma crepuscolo, ho già Rockruff, ma ce l'ho ancora a livello 20.
fra 4-5 livelli si dovrebbe evolvere finalmente. Dunque, chiamiamo di nuovo Ryu. Ryu? Ryu? Alla buona ora, ragazzi. Comunque, se vi sta piacendo il video, non esitate a commentare qua sotto nei commenti e di lasciare un bel like. Sdraiato. Pancia. 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 Glielo insegno ora nel video, così stasera non devo impazzire a ricordarmi di insegnarglielo come ieri. Scritto giusto? Sì. Pancia. Pancia. Seduto. Seduto. Accidenti a me che sono fin troppo lontana dal microfono. Due zampe. Due zampe. Poi il comando hop e poi facciamo una bella passeggiata insieme con il nostro Ryu. Due zampe. Ringrazierà, ma pazienza. Dai. No. Bene. Salviamo. Oggi ho deciso di fare un video leggermente lunghino, tanto so che vi potrebbe piacere, quindi gli ultimi due video, se non sbaglio, ho ricevuto 10 like e ne sono veramente veramente contenta. Dunque, andiamo prima di tutto a fare una bella gara di inseguimento, che sono troppo indietro con il nostro Ryu. Questo è il suo episodio, quindi lo dedico a lui. Scusate, ma ecco, mi sono dovuto sistemare un po'. Se non la vince, stacco e la rifaccio io fuori dal video. Non l'ho allenato moltissimo. E invece ce l'ha fatta. Perfetto, Ryu. Sei stato fantastico. Gli diamo, purtroppo gli devo dare le crocchette perché c'è Taiko che
normale, ma a questo punto non mangia. E vabbè, amen. Quando saranno tutti sovrappeso, al limite li metterò tutti a dieta, come lo sono ancora io. Andiamo a spasso con Ryu e dovrei anche portare Taiko in teoria, perché devo allenarlo sia del disco che dell'obbediente. Che del inseguimento, quindi abbassiamo un pochino perché sennò YouTube potrebbe rompere un po' le scatole, per non dire altro, no? Ecco, se no mi potrebbero segnalare il video quanto contiene puntini. No, sei sovrappeso, non puoi andare al caffè. Dato che siamo di qua, lo alleno, faccio che allenarlo un pochino con voi nell'inseguimento. E dai, dovrebbe essere la pro. Penso proprio di sì, ora vediamo. Sì, la pro. Dovrebbe essere la pro. Io intanto prendo l'esca pro. No, era proprio la dilettante questo, credo. Vabbè, dai. Ancora una. Dai, lo manca. Un messaggio vocale da un'amica. Lo sentirò naturalmente dopo aver fatto il video. Se no, disturberei. Ehi, non fare la sporcaccione. In questa versione comunque ho deciso di comprare un altro Shiba, penso che lo prenderò maschio. E ho deciso di avere sempre due Shiba perché sono anche i miei cani preferiti come razza, e dato che adoro il Giappone, quindi è naturale che adoro gli Shiba Inu. Comunque sì, adesso molto probabilmente lo prenderò subito dopo aver allenato tutti questi cani e vedremo che cosa fare. Sicuramente magari cercherò di allenarli quasi tutti entro il 23, perché il 23 o 24 vorrei poter caricare un video di Natale, ecco.
con quasi tutti i cani comunque ben addestrati. Soprattutto il mio Blaze, che dal terzo episodio che dovrebbe essere addestrato completamente, ma non ho mai tempo per fargli fare quella dannata coppa nintendata dell'obbedienza. E poi è cocciuto come cane. Oh, sono imbranata io, ma di sicuro, e lo sono anche i cani indosso. Dai, muoversi che si fa è ormai tardi. Dunque, io direi di concludere quel video. Abbiamo fatto parecchio. Non sono riuscita a prendervi Jenna perché adesso ho deciso di lasciarla ancora un attimo all'hotel perché volevo vedere se riesco ad addestrare quel maledetto di Blaze all'ultima Coppa Nintendox dell'obbedienza. E se ce la faccio lo metto nell'hotel e faccio lo scambio tra Blaze e Jenna, così allenerò finalmente anche un pochino lei. E oggi voglio allenare parecchio anche Taiko nella prova della pro del disco e dell'inseguimento maestri. E tu devi imparare per poter appunto imparare altri comandi. Bene, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per aiutarmi a crescere, iscrivetevi al mio canale e condividete il mio video ai vostri amici. E niente, votate, commentate, iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo a un prossimo video su Nintendox, più chiette oppure altro. Ciao a tutti, amici.